La vostra liberazione è vicina. Così il Vangelo oggi si conclude, la seconda parte di quello che abbiamo iniziato a leggere ieri e dove si annunciano una serie di passaggi che adesso vedremo. Benvenuti a Vangelo e dintorni, un piccolo spazio quotidiano che dedichiamo al commento delle letture del giorno. Gesù sta parlando, no, di come Gerusalemme sarà calpestata dai pagani finché i tempi dei pagani non siano compiuti. Quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, allora sappiate che la devastazione è vicina. Dio ha consegnato anche la città santa. Gerusalemme sarà calpestata dai pagani finché i tempi dei pagani non siano compiuti. Poi però c'è un'esposizione più ampia. Vi saranno segni nel sole, nella luna, nelle stelle e sulla terra angoscia di popoli e ansia per il fragore dei mari e dei flutti, quindi uno sconvolgimento dell'ordine creato. E i discepoli? Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. E qui la domanda che noi ci dobbiamo fare è quanto veramente sentiamo che Gesù sia il nostro liberatore. Perché è questo il vero passaggio. Abbiamo celebrato domenica Cristo Re dell'Universo, no? Capite che o siamo coerenti e in linea con quello che naturalmente la nostra vita professa, o altrimenti la nostra fede va un po' nell'ambito dell'intimo, del sentimentale, ma non tocca l'ambito della vita, perché non tocca l'ambito delle scelte. Mentre se a fondamento c'è veramente il Signore, nulla abbiamo da temere. E tra l'altro la prima lettura, il testo di Apocalisse 18, ci parla proprio della caduta di Babilonia, con questa grandissima e straordinaria elegia. E infatti aggiunge con l'inno, diciamo così, anche dei salvati, alleluia, salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio, egli ha condannato la grande prostituta che corrompeva la terra con la sua prostituzione, e aggiunge, il suo fumo sale nei secoli dei secoli. Insomma, la storia vedrà il giudizio di Dio, ma noi che siamo già nel Signore dobbiamo a fondamento mettere Lui nella nostra vita, o meglio lasciare che Lui trasformi la nostra esistenza, perché siamo già Suoi e nello sconvolgimento delle cose noi saremo rivelati come siamo, cioè Suoi figli. La vostra liberazione è vicina. Ci vediamo domani. Grazie.